Bentrovati qui dal complesso turistico Averno Damiani, dove oggi ho il piacere di ospitare il professore Giuseppe Monteleone, che è direttore della UOC di ortopedia presso l'ospedale San Paolo di Napoli. Oggi però è in tutt'altra veste qui ospite nel mio salotto, perché con lui parleremo di sport, in particolare di uno sport, del tiro a lunga distanza. Questo è uno sport che fa parte, di cui c'è anche la federazione, che fa parte della UITS, che a sua volta rientra nel CONI. Allora, grazie di essere qua, professore. Come dicevo, uno sport che lei coltiva con tanta passione e con tanto impegno, e che nei momenti che la sua professione lascia liberi, al quale lei si dedica con tanta passione. Allora, diciamo, per chi non lo sapesse, in che cosa consiste questo sport, tiro a lunga distanza? Sì, questo è uno sport che io pratico già da un po' di tempo, anche se in maniera così ad alto livello, cioè agonistica, non da tantissimo. Io ho sempre amato lo sport, credo che lo sport sia importantissimo, possa aiutare sia il fisico e sia la mente, e questo è uno sport che allena entrambe le cose. Bisogna allenare lo sport e la mente, perché è uno sport che consiste nel colpire dei cerchietti piccolissimi tra i 500 e i 1100 metri con un fucile, e questo necessita di una concentrazione, di una preparazione importante. Cioè, non è solo un fatto meccanico, bisogna imparare a concentrarsi per lungo tempo e imparare a isolarsi dal mondo. E questa è una cosa che diciamo ho imparato col tempo, e che però è proprio una scuola, nel senso che aiuta anche a crescere e a diciamo proprio a maturare psicologicamente, oltre ovviamente allo stress delle gare, che insegna la gestione dello stress, che è una cosa importantissima, perché pochissima gente riesce a gestire lo stress in maniera costruttiva. Ma è facile iniziare questa pratica sportiva? Questa è una bellissima domanda, perché però la devo articolare. Questo è uno sport che necessita l'uso di armi, quindi la prima cosa che bisogna fare è prendere il porto d'armi. Questo è un po' un problema, nel senso che bisogna attraversare tutta una serie di diciamo step burocratici, però dall'altra è una garanzia, nel senso che chi ha questo tipo di autorizzazioni sono tutte persone che devono avere delle caratteristiche mentali tali da assicurare l'assoluta sicurezza quando si va sui campi da tiro. Quindi è vero che sicuramente non è facile accedere, però è anche vero che una volta poi dopo che si hanno questi titoli, diciamo, ci si riunisce tra persone diciamo tranquille, e quindi si tira in massima sicurezza. Quindi non è facilissimo, e poi non è facile iniziare, nel senso che bisogna acquistare tutte le attrezzature per fare questo sport e avere qualcuno che poi ti insegna come usarle, perché certo, è una scuola vera e propria. Lei ha parlato di sicurezza, ecco, come si fa ad acquistare poi questa sicurezza? La sicurezza, io parlo di due tipi di sicurezza: la sicurezza per sé e per gli altri. La sicurezza per gli altri, perché quando si usano le armi bisogna essere sicuri che nessuno si farà male, perché sono sempre armi. Noi le consideriamo degli attrezzi sportivi, degli attrezzi ginnici, però sono sempre armi e devono essere usate in un certo modo, quindi è molto importante la formazione per questo. E poi la sicurezza per se stesso, perché saper, diciamo, gestire in sicurezza un'arma vuol dire che anche sia proprio una questione mentale, cioè bisogna sapere che quella cosa è pericolosa e va usata in un certo modo e rispettarla per quello che è. Quindi lei diceva bisogna acquistare le armi, quindi sì, è uno sport anche costoso a questo punto. Sicuramente non è uno sport diciamo accessibile molto a tutti dal punto di vista economico. Sì, ecco. Sì, non è sicuramente uno sport, perché come tutti gli sport che necessitano di attrezzature tecniche,
quindi qualsiasi, diciamo, anche il tennis per esempio, hanno un costo, e il costo delle armi, anche se non altissimo, è comunque rilevante, non è una cosa proprio da tutto. Certo, ci sono degli sport, se uno pensa di fare, che ne so, delle gare automobilistiche, che costano molto di più. Però se lei prende per esempio un running che ha bisogno solo delle scarpette, ovviamente c'è una via di mezzo, una via di mezzo. Ci sono anche donne che praticano questo sport? Beh, queste sì, ci sono delle donne, e ahimè mi duole dirlo, ma di solito sono molto molto brave. Perché sì, le donne hanno delle capacità di concentrazione e una applicazione normalmente maggiore della nostra. Devono avere anche un fisico, non c'entra il fisico? No, non ci vuole un fisico. Questo è uno sport in cui il fisico è importante, nel senso che bisogna essere allenati, però non ci vuole forza, sicuramente non ci vuole forza, ci vuole molta concentrazione e perseveranza. E le donne hanno concentrazione e perseveranza. E dove si pratica, professore? Questo è uno sport che allora, in Italia sta avendo un boom, nel senso che fino a pochi anni fa c'erano solo due o tre campi dove si poteva praticare questo sport. Adesso oggi ce ne sono tantissimi, ce ne sono penso una ventina più o meno. In Campania ce ne sono tre o quattro, no? Non voglio dire il nome, però ce ne sono per allenarsi. E, però sono, la difficoltà appunto è che comunque necessita di ampi spazi, quindi necessita di un'organizzazione particolare, quindi anche lì un po' costano quando si va ad allenarsi, e molto spesso non sono diciamo aperti tutti i giorni, nel senso che bisogna prendere degli appuntamenti perché si aprono solo in determinati giorni, e questo è un grosso problema per noi per allenarci. Lei ha partecipato, questa passione poi è diventata uno sport anche agonistico, perché lei ha partecipato anche a delle gare nazionali ed internazionali, con quali risultati? Sì, io diciamo ho iniziato le gare ad alto livello da un 3 anni più o meno, e devo dire abbiamo avuto degli ottimi livelli. Io in Campania abbiamo avuto l'anno scorso il signor Lombardi, che ha vinto il campionato singolo, e poi come squadra, in cui c'ero anche io, abbiamo vinto il campionato italiano, e quest'anno abbiamo vinto un'altra volta il campionato italiano. Ho vinto una medaglia di bronzo ai mondiali che si sono fatti in Irlanda, sì, a 900 yard, quindi è una bella distanza non usuale per noi, quindi è stata una bellissima soddisfazione. Andiamo, diciamo, ci facciamo valere. Siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato delle cose belle, ma anche le dolenti note. Ci sono delle problematiche, delle difficoltà che impediscono l'innalzamento del livello degli atleti? Sicuramente c'è tantissimo da fare in Italia. Noi adesso siamo, secondo me, a un punto di snodo, nel senso che questo sport è nato come passione per pochi, adesso sta diventando molto più popolare, ci siamo tantissimi. Il problema principale è che purtroppo noi abbiamo dei campi in Italia diversi da quelli che ci sono nel mondo. Noi spariamo tra i 500 e i 1000 metri, nel mondo invece sparano dai 800, 900, 1200, e poi la conformazione orografica è completamente diversa. E poi c'è il fatto che sono aperti solo pochi giorni all'anno, per cui ci andiamo a scontrare con tutta una serie di problemi che ci impediscono in effetti di allenarci come si dovrebbe. È stato molto importante questo incontro, perché è uno sport che forse è poco conosciuto, poco conosciuto, ma che è molto importante, come diceva lei, quando si parla di concentrazione è importante e fa bene, c'è un ritorno sia a livello psichico che a livello fisico. Io però le strappo una promessa, perché questo è il mio salotto, io la rinviterò come medico molto nel mio volentieri, spazio, molto avere volentieri. Una persona, un illustre medico del quale siamo orgogliosi. È per noi veramente un vanto, quindi una prossima volta la inviterò e parleremo di medicina. Va molto bene? Volentieri. Grazie e auguri. Grazie. Per i suoi successi futuri. Grazie. Alla prossima. Grazie.
ma com'è bella che sta luna si è affacciata su una favre. Bella pura tierna, con frida naso maraccio passare.